Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, ed allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Vorrei condividere con voi solo un breve pensiero alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato, dove emergono fondamentalmente tre riflessioni da questi testi biblici che abbiamo ascoltato. Innanzitutto, la prima riflessione scaturisce dalla prima lettura, il libro del profeta Geremia. Sappiamo bene che i profeti sono coloro che vengono mandati in mezzo al popolo a testimoniare l'amore di Dio attraverso l'annuncio della parola di Dio. E il profeta Geremia viene mandato in mezzo al popolo, il popolo di Israele, che è un popolo che ancora non è predisposto ad ascoltare la voce di Dio, un popolo dalla dura cervice, un popolo che ha il cuore di pietra, un popolo che ancora non sente il desiderio di incontrarsi con Dio. E il profeta Geremia si scoraggia, si fa prendere dallo sconforto, tant'è vero che Gesù lo incoraggia invece davanti al suo limite umano: «Io, come un prode valoroso, starò con te». Cioè Dio, attraverso queste parole, vuole incoraggiare, vuole dare vigore, vuole dare slancio al profeta Geremia. Lui deve andare sicuro, certo, che il Signore è con lui, che Dio lo accompagna. Penso, carissimi fratelli e sorelle, perché dico è una riflessione che dobbiamo fare nostra? Perché tante volte forse anche noi facciamo l'esperienza dello scoraggiamento, dello sconforto, del nostro limite umano. Allora, quando siamo assaliti da questi sentimenti, ricordiamoci queste belle parole che Dio pronuncia davanti al profeta Geremia: «Io, come un prode valoroso, starò con te e ti accompagnerò». Io, Dio mi ha sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Penso, carissimi fratelli e sorelle, uscendo da questa celebrazione questa sera, concludendo questa nostra giornata con questa Santa Eucaristia, anche noi ci dobbiamo far sedurre dal Signore, perché Dio, questa è l'esperienza che ha fatto il popolo, insieme al a Geremia, ma questa è l'esperienza che anche noi dobbiamo fare: lasciarci sedurre da Dio, perché Dio possa diventare il nostro compagno da viaggio, perché Dio possa essere il nostro sostegno. D'altronde è il Salmo responsoriale che abbiamo ascoltato:
Oddio, tu sei mio Dio, all'aurora ti cerco, io ho bisogno di te. E noi siamo qui perché sappiamo, riconosciamo che abbiamo bisogno di Dio, perché sappiamo che la nostra vita senza di Lui non ha senso, perché sappiamo che la nostra vita senza di Lui diventa un qualcosa di impossibile. Allora possiamo accogliere anche l'invito che ci diceva San Paolo, che ci faceva San Paolo nella seconda lettura, dove esortava il popolo dei Romani a non conformarsi alla mentalità del mondo, alla mentalità di questo secolo. È vero, questo è il popolo dei Romani, ma penso è un messaggio che dobbiamo fare anche nostro, perché San Paolo questa sera parla a noi, perché noi tante volte che siamo troppo materialisti, ci facciamo prendere troppo da tutto quello che ci circonda. San Paolo non è che rimprovera il popolo dei Romani dicendo che non bisogna, ecco, usare delle cose del mondo, ma San Paolo vuol far capire al popolo che loro devono avere lo spirito di Dio, non possono essere materialisti. Noi lo sappiamo, abbiamo bisogno delle cose del mondo, abbiamo bisogno delle cose materiali, però attenzione carissimi fratelli e sorelle, niente e nessuno può prendere il posto di Dio. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo. Noi che preghiamo, noi che ascoltiamo la parola di Dio, noi che facciamo le opere di carità, noi che siamo cristiani, noi che andiamo a messa tutte le domeniche, forse anche tutti i giorni, cerchiamo di avere lo spirito di Dio. Direbbe San Paolo in un altro passo biblico: se siete risorti con Cristo, se siete cristiani, se siete veramente figli di Dio, cercate, dice, cercate le cose di lassù, cercate le cose di Dio. Ecco allora il brano del Vangelo, carissimi fratelli e sorelle, dove Gesù fondamentalmente ci invita ad essere cristiani veri, reali, concreti e autentici. Non basta, carissimi fratelli e sorelle, andare a messa, ma bisogna vivere la messa. Non basta pregare, ma la nostra preghiera deve prendere significato nella nostra quotidianità. Questo ci indica il Signore in questa parola di oggi, ci indica veramente la via che noi dobbiamo percorrere per essere cristiani reali, concreti e autentici. Santa Rosalia ci dà un esempio. Noi lo sappiamo, i nostri santi vivono in epoche dove la fede non poteva essere professata pubblicamente, dove venivano martirizzati quando si vedevano che pregavano. Però loro si accontentano di pregare e di morire con il Signore anziché vivere e perdere il loro rapporto con Dio, perché lo sappiamo, i nostri santi venivano costretti ad adorare gli idoli pagani. Santa Rosalia ci indica proprio la strada, ci indica la strada che noi dobbiamo percorrere. Lei oggi ci dice che ci dobbiamo aggrappare a Cristo, colui che può dare senso e significato alla nostra vita. Carissimi fratelli e sorelle, nel guardare Santa Rosalia, nel baciarla, nel contemplarla, nel offrire a lei i fiori, anche qualche soldino che servono tantissimo a Padre Francesco per coprire tutte le spese della festa, ricordiamoci, e questo è il messaggio che vi voglio lasciare questa sera, se non vi ricordate niente di questa mia riflessione, però queste due battute ve le dovete ricordare: la santità non è impossibile, è possibile nei momenti in cui ognuno di noi la programma come stile della nostra vita. Chiediamo al Signore per l'intercessione di Santa Rosalia e gli offriamo a lei questo nostro desiderio. Vogliamo essere santi, come direbbe il libro del Levitico: siate santi come io, il Signore vostro Dio, è santo. Ecco, e questo è l'augurio che faccio a me stesso, e questo è l'augurio, ecco, che a nome anche di Padre Francesco facciamo ad ognuno di voi. Cerchiamo di essere santi, ed essere santi significa vivere bene la nostra quotidianità, le nostre giornate, lì dove il Signore ogni giorno ci mette. Non è impossibile, è possibile se noi lo vogliamo. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio. Amen.